Beh, buongiorno. Gianni Boeto mi ha mandato un documentario che è un documentario, una sì, questa qui è dei pezzi montati di documentario tra Milano, la manifestazione nella quale è morto Annaruma, e poi c'era questa riunione interna del comitato politico, del comitato dell'assemblea di base di Marghera, con un intervento mio e un intervento di Italo Sbrogio, più che per quello che si diceva, che era quasi incomprensibile, almeno a mio orecchio, mi sembrava interessante la documentazione. Cioè eravamo lì accumulati su quel tavolo di Marghera, un po' tutti noi, c'erano fra l'altro altri compagni, oltre a Italo, altri compagni importantissimi della nostra esperienza, come Augusto Finzi, c'era anche su un angolo, c'era anche il buon Gianni Mainardi, e insomma era bello vedersi lì a parlare di tante cose, fra le quali fra l'altro anche la collocazione che noi, con le nostre lotte, avevamo questi compagni svedesi che erano venuti per fare questo documentario. C'è sempre la difficoltà a chiamarlo documentario perché in realtà è più che altro così una somma di vedute e di prese di parola che non hanno granché a che fare insieme, che comunque documentano quella che era il bouillonnement, il bollire così di quell'epoca. Ecco, i compagni svedesi che erano venuti erano compagni di cui avevamo sentito parlare perché venivano da una lotta estremamente importante che era stata fatta tra i Jacci del nord della Svezia, in una miniera dove, in una maniera, in un villaggio dove si erano autogovernati per un lungo periodo e portavano un'esperienza di autogoverno. In realtà di autogoverno operaio, di autogestione operaia, e ce la comunicavano qui in Italia, in un periodo nel quale in Italia poco si parlava di autogestione, si parlava molto di lotte, e si parlava di comunicazione generale di queste lotte, di spostamento di queste lotte in tutta Europa. Era tutta Europa che bolliva dopo il 68 che era stato il 68 operaio. E in Italia in particolare, dove il 68 dura 10 anni. Ora, con questi compagni poi non si è fatto nulla, non c'è stato programma, non c'è stato programma comune con questi compagni che venivano dalla Svezia, troppo lontane dalla Svezia. Mentre invece c'è stato molto lavoro che abbiamo fatto sul terreno internazionale e in particolare sul terreno europeo. Già nei primi anni 70 c'erano dei gruppi di compagni di potere operaio che lavoravano soprattutto in Germania alla Volkswagen, che lavoravano alle porte e prendevano contatti e costruivano comitati all'interno di queste fabbriche. Ci fu anche una riunione fatta a Parigi 2 anni dopo, verso il 72, 72 circa, che fu una riunione di tutte le fabbriche, di tutti i comitati delle fabbriche automobilistiche europee. E poi su questa rete di contatti in cui si costruivano obiettivi comuni e anche scadenze più o meno comuni, su questa base si costruì anche poi quella che era una comunicazione larga di materiali, di discussione e in particolare di studio. Perché? Perché effettivamente il tema della migrazione interna all'Europa era allora un tema assolutamente centrale. Le migrazioni allora erano ancora, anche se negli ultimi anni, erano ancora quella italiana, quella spagnola, quella portoghese in particolare. Erano queste linee che correvano, così qui si aggiungevano le altre due grandi ondate di migrazione, che erano state quella jugoslava e quella turca. Noi ci siamo piantati nel mezzo di queste, abbiamo piantato le nostre bandierine all'interno di questi processi
di questi lunghi, grandi processi di movimenti europei che confluirono in una lotta particolarmente importante, che fu quella del 73 a Colonia, una lotta in cui i compagni autonomi tedeschi e italiani furono presenti, ebbe una enorme importanza proprio perché formò anche per gli immigranti un tessuto di rivendicazioni e di discussione, di discorso che era quello veramente delle avanguardie più mature, italiane e francesi in particolare. Questa lotta di Colonia, che fu da questo punto di vista il punto più alto a cui si arrivò in quegli anni, e che coincise poi con la risposta padronale, che come sapete fu una risposta terribile, cioè nel senso che praticamente fu la risposta della delocalizzazione, fu la risposta della chiusura delle fabbriche nei punti centrali della lotta e dell'annichilimento quindi della forza operaia a quel livello. All'interno di questo però era stata segnata una strada, ed era stata segnata una strada che era al di là e oltre l'unificazione multinazionale delle imprese, costruire, la parola d'ordine era costruire una nuova internazionale dei lavoratori, una nuova internazionale che si determinasse sul terreno sociale interamente. E questo fu, credo, la preparazione, almeno per quanto riguarda le avanguardie, la preparazione a quella che poi è stata la capacità di comprendere i grandi meccanismi di migrazione che venivano anche da fuori Europa. Si trattò evidentemente semplicemente di una maturazione teorica e di coscienza, direi, perché è evidente che con la fine dell'operaio massa e dell'organizzazione dell'operaio massa a livello europeo è finita anche quel tipo di sensibilità e di preparazione che avevamo e di apertura che avevamo ai flussi migratori, comunque fossero, comunque venissero. Eravamo noi i protagonisti ancora dell'immigrazione. Il passaggio da noi a loro fu qualcosa che purtroppo rimase senza una considerazione da parte del movimento operaio, sicché ci trovammo spesso poi in posizioni di conflittualità e di rifiuto all'interno della stessa classe operaia. E questa è una delle grandi ancora responsabilità di cui possiamo caricare la storia del movimento operaio, non solo l'incapacità di comprendere che la classe operaia era qualcosa che non si chiudeva in se stessa, ma che doveva conquistare il sociale intero, che doveva aprirsi alle donne, che doveva aprirsi alla questione femminile, alla questione sociale in generale, che non doveva solo far questo, ma doveva anche aprirsi a quella che era il problema della rottura, della segregazione razziale, del rifiuto di ammettere che una classe operaia globale veniva insieme a quello che era il processo di globalizzazione. Io mi ricordo quando pubblicammo con Michael Impero, cioè lavoravamo allora in quegli anni tra il 1997 e il 2000, che la parola d'ordine appunto non solo di un salario, di un reddito di cittadinanza, di un reddito per tutti, di un salario garantito, ecco, ma l'altro tema che era quello della unificazione, appunto, del riconoscimento della globalizzazione come globalizzazione della forza lavoro, con la perfetta coscienza che questa globalizzazione sarebbe stato uno dei punti critici dello sviluppo capitalistico, ed era su questo che bisognava portare la lotta, proprio per permettere che la classe operaia potesse riformarsi in maniera che, come con una capacità di essere insieme, intersezione di femmine, di lavoratori e di tutti quelli che erano discriminati razzialmente, che fosse dunque qualcosa di intersezionale decisamente tale, ecco, e che avesse dentro questa nuova realtà che si riconosce adesso, dentro questo essere
classe operaia, classe lavoratrice, che riconoscesse anche quella che era la possibilità di lottare su questa base contro il lavoro. Questa è un po' la strada che abbiamo fatto, una strada che si è mozzata, si è fermata lì. Ci siamo riconosciuti come moltitudine, inevitabilmente, dopo la fine della classe operaia. Oggi si tratta di riconoscersi di nuovo come classe operaia, ma come classe operaia, come classe lavoratrice, generale, intersezionale, con la capacità appunto di accogliere e di accogliere non perché si accoglie caritatevolmente, ma perché si crea sulla solidarietà di uomini e donne e gente di colore, bianchi, neri, gialli, che lavorano per costruire un mondo nuovo. Grazie, compagni.